Come ho fame. Io sono Giuseppe Scopelliti, biologo nutrizionista, e questo è l'alfabeto nutrizionale. Bene amiche e amici, ben ritrovati in questo podcast, in questa serie dell'alfabeto nutrizionale, nella quale lettera dopo lettera andiamo ad esplorare vari aspetti della nutrizione. Siamo arrivati alla lettera H, cioè la lettera del ho fame, la fame, che brutta bestia, che brutta cosa. Patire la fame ovviamente non piace a nessuno. Molte persone però pensano che mettersi a dieta equivalga a patire la fame. Niente di più falso. Molte persone pensano che se non soffrono la fame non avranno mai risultati. Altro concetto sbagliato, è un preconcetto assolutamente privo di fondamento. La fame però non è tutto uguale. Dobbiamo capire che fame ed appetito sono due concetti correlati ma ben distinti tra di loro, che descrivono le motivazioni dietro il nostro desiderio di mangiare. Ed entrambi questi concetti svolgono un ruolo molto importante nel modo in cui noi poi ci interfacciamo al cibo e nel modo in cui quel cibo poi avrà conseguenze o meno per il nostro organismo. Allora, definiamo fame. La fame è una sensazione fisica, è una risposta biologica del nostro corpo. È il modo in cui il nostro corpo ci segnala che ha bisogno di energia e di nutrienti, e quindi ecco che abbiamo la nostra sensazione di fame. Quindi si tratta di una necessità fisica per la sopravvivenza. Abbiamo fame perché dobbiamo mangiare per sopravvivere. Ed ecco che abbiamo i segnali. La fame è regolata da una serie complessa di segnali sia ormonali che neurologici. Quando il nostro stomaco è vuoto, c'è magari un calo di glucosio nel sangue e questo scatena una serie di reazioni a catena che portano poi ad avere la sensazione di fame, quindi quel bisogno di mangiare qualcosa, perché effettivamente abbiamo una carenza di nutrienti, quindi abbiamo lo stomaco che gorgoglia un pochino, i classici borbotti dello stomaco, più tanti altri segnali che possono essere una debolezza, per esempio un affaticamento maggiore, oppure ancora una sorta di irritabilità che molte persone sperimentano, tipo io sono una di quelle che quando è a digiuno e c'ha fame è molto irritabile, io sono intrattabile quando c'ho fame. E la fame viene soddisfatta a prescindere da ciò che mangiamo, perché la fame è, come dicevo prima, un fabbisogno di nutrienti. Nel momento in cui noi diamo al corpo quei nutrienti, la fame è soddisfatta e passa. L'appetito invece è un concetto diverso. L'appetito è il desiderio di mangiare determinati cibi ed alimenti. È un fattore più psicologico che fisico ed è molto influenzato dalla nostra anche cultura, dalla nostra situazione sociale, dalla socialità in generale, oppure degli input che possono essere visivi, cioè vedo del cibo, magari sto scorrendo i social e vedo qualche ricetta appetitosa, appunto mi fa venire voglia di quella roba lì, oppure sentire l'odore di un determinato alimento, magari passiamo davanti a un ristorante e viene fuori quel profumino magari di ragù appena cucinato, l'odorino di lasagna che ci fa venire proprio quell'appetito, quella voglia di mangiare le lasagne, che però non è collegato alla fame, perché non abbiamo bisogno di mangiare le lasagne, abbiamo magari voglia di mangiare le lasagne perché sono buone, cioè almeno per ciò che mi riguarda sono squisite. E a differenza della fame, l'appetito non ha delle sensazioni fisiche, cioè non abbiamo un borbottio allo stomaco se abbiamo appetito, quello ce l'abbiamo se abbiamo fame. Se abbiamo appetito, quella componente fisica viene a mancare e l'appetito non viene soddisfatto dal semplice aver mangiato qualcosa, perché se io ho appetito, quindi ho voglia di mangiare la lasagna, se mangio la carota, la voglia di lasagna mi rimane, anzi spesso e volentieri si aggiunge anche la frustrazione di aver mangiato la lasagna e quindi addirittura posso anche peggiorare la situazione. Quindi ecco che dobbiamo innanzitutto capire la differenza tra fame, che è un bisogno fisiologico, e appetito, che invece è un bisogno più psicologico. A tutto ciò va aggiunta la fame emotiva, cioè quella fame che non è causata da carenza di nutrienti, ma è causata invece dalla situazione particolare, che può essere una situazione stressogena, oppure può essere dovuta alla noia, oppure ad altre motivazioni che non sono collegate invece a un bisogno effettivo di mangiare, che è ancora però diverso rispetto all'appetito, perché non è neanche un desiderio di qualcosa, è semplicemente invece la voglia di mangiare qualcosa, qualunque cosa in quel caso, perché magari ci stiamo annoiando, oppure perché magari abbiamo altre situazioni che ci portano a sfogare
interrogarci sul cibo, in quel caso più o meno qualunque esso sia. Quindi non mi va a soddisfare il palato, non mi va a soddisfare un bisogno di nutrienti, ma semplicemente va a riempire un buco dovuto a motivazioni esterne. Quindi quando vogliamo mangiare qualcosa dobbiamo capire il perché lo vogliamo mangiare, e se è una questione di appetito, quindi abbiamo semplicemente il desiderio di mangiare quella roba lì, se abbiamo effettivamente fame, quindi un bisogno di nutrienti ed energia, oppure ancora se abbiamo quella fame emotiva e quindi stiamo cercando del cibo, qualunque esso sia, per il solo scopo di fare qualcosa che ci impegni in quel momento e ci distragga dalla noia, o ci distragga dallo stress, o ci distragga dalla situazione magari spiacevole che stiamo vivendo in quel momento. Quindi ecco che riuscire a distinguere questi tre aspetti è molto 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 importante per poi fare delle scelte consapevoli. Perché da un lato resistere alla fame vera non ha molto senso nella maggior parte dei casi. Resistere all'appetito invece potrebbe avere senso, perché se uno dà ascolto all'appetito, quindi alla voglia di mangiare, poi magari finisce. È quello di non collegare il senso di fame con l'efficacia di un piano nutrizionale volto per esempio alla perdita di peso. Non è automatica questa cosa, non è che se non soffro la fame allora non dimagrisco, oppure se non patisco la fame non avrò risultati. Non è così che funziona. Molti miei pazienti che seguo in un percorso di dimagrimento magari all'inizio mi dicono: doc, io non riesco a finire il pasto che mi hai dato perché è troppo abbondante, non ce la faccio, e quindi magari lasciano un pochino, che so, del pane, lasciano un pochino di quello, perché non arrivano a fine pasto perché c'è troppa roba da mangiare. Verdura, per esempio, ha pochissime calorie e un volume molto importante, e quindi un potere saziante anche di un certo tipo. Quindi nel momento in cui io preparo un piatto come si deve, e questo piatto risulterà anche volumetricamente importante e quindi mi darà un senso di sazietà maggiore. Facciamo un esempio pratico: se io devo mangiare per esempio 80 grammi di pasta, facciamo finta, e faccio un piatto di pasta al pomodoro e basta, a quel punto avrò il mio piattino di pasta col pomodoro, col volume quello che è, mangio quello, però magari alla fine non sarò pienamente soddisfatto. Questo perché manca una componente importante, le verdure, che è una componente volumetrica non di poco conto, perché se quello stesso piatto di pasta da 80 grammi anziché col pomodoro lo faccio con i broccoli, per esempio, e quindi mangio una porzione intera di broccoli che è circa 200 grammi, c'ho un bel piatto di pasta, a quel punto è molto più voluminoso. A quel punto il volume maggiore, la presenza delle fibre dei broccoli, permettono di avere un senso di sazietà decisamente maggiore, quindi quel piatto di pasta è molto più saziante rispetto al piatto di pasta al pomodoro senza niente, oppure un piatto di pasta col pesto, che a livello volumetrico è molto meno importante. Quindi ecco che nel momento in cui noi impariamo a fare le scelte corrette e soprattutto a non evitare la verdura, che va mangiata ad ogni pasto principale, quindi pranzo e cena devono sempre essere accompagnati da una porzione di verdura che, ricordo, è mediamente 200 grammi, andrò ad avere anche un volume di un certo tipo che mi permetterà di avere una sazietà sicuramente maggiore. Poi se nel pasto ci mettiamo pure un frutto alla fine, abbiamo fatto l'unplain, abbiamo un pasto decisamente soddisfacente e non mi lascia fame. Oppure se mangio i legumi, magari faccio un piatto di pasta e legumi poi con le verdure, a quel punto c'avrò tanta roba, perché magari, che ne so, prendo 70 grammi di pasta, 50 grammi di legumi secchi che cotti sono 150 grammi, che già sono di per essi già una quantità comunque soddisfacente. Ci mettiamo la pasta, poi ci mettiamo le verdure, abbiamo fatto una bella cofana di roba, a quel punto hai voglia di mangiare. Faccio un esempio pratico, praticissimo, tipo una cosa che mi piace tantissimo mangiare, soprattutto in inverno, ma la mangio anche d'estate, sono sincero, è il minestrone con il farro e le lenticchie. Quindi che cosa faccio? Io cuocio tutto insieme, minestrone, farro e lenticchie, li metto in pentola a pressione e li cuocio contemporaneamente tutti e tre, e faccio quello che io definisco il mappazzone, perché viene una sorta di mappazzone, e però io lo trovo squisito, buonissimo. Ora, una porzione di quella roba lì, con, che io faccio, quindi per me metto 80 grammi di farro, 50 grammi di lenticchie secche e poi il minestrone, quindi poi nella porzione circa 2,5 etti complessivi, una volta pronti pesano più di un chilo.
quindi c'è più di un chilo di roba, ok, da mangiare, e hai voglia saziarti con quella roba lì, però quello è un piatto leggero, non è un piatto pesante a livello calorico, ok? Quindi è perfettamente inseribile in un'alimentazione quotidiana praticamente di chiunque. Poi magari se devo perdere peso mangio leggermente di meno, però il concetto è che la fame non è per forza collegata al dimagrimento. Io posso dimagrire tranquillamente senza patire la fame ed è quello che succede, ripeto, a moltissimi, posso dire la maggior parte dei miei pazienti, non soffrono la fame. E questa è una cosa che riconoscono, anzi faccio fatica a farli mangiare, perché poi man mano che raggiungiamo il risultato, quindi dobbiamo poi fare il famoso mantenimento, quindi devono mangiare di più, non ce la fanno, dicono no, come io non ce la faccio a mangiare poi tutta quella roba, perché magari da una dieta, che ne so, per una donna che magari deve dimagrire di 1500-1600 passiamo a una dieta da 2000 calorie, 1900, poi dipende, cioè sto sparando numeri un pochino medi. E a quel punto magari non ci arrivano a mangiare tutta quella roba, mentre qui andiamo al mantenimento. Questo perché gli alimenti corretti da mangiare, con la giusta frequenza e tutto quanto, sono anche alimenti a bassa densità calorica e alto volume e potere saziante. Poi è anche vero che essere a dieta dimagrante, quindi mangiare meno di quanto il nostro organismo ha bisogno e quindi creare il famoso deficit calorico, è un segnale che attiva la fame, cioè il nostro corpo quando si accorge che stiamo mangiando meno di quanto vorrebbe invia dei segnali di fame. Quindi diciamo che avere un po' di fame potrebbe essere assolutamente normale durante un periodo di dieta dimagrante, ma non è scontato. Quindi nel fare le cose per bene si sta, diciamo, mediamente bene e non si patisce la fame in linea di massima. Poi qualcuno un pochino soffre, però poca roba di solito, anche perché poi bisogna anche capire come distribuire i pasti, perché alcune persone hanno bisogno magari dei famosi spezzafame, gli spuntini che possono appunto tappare un buchino tra i pasti principali, quindi tra la colazione e il pranzo e tra il pranzo e la cena, per riuscire poi appunto a sopportare meglio il senso di fame fino al pasto principale. Altre persone invece sono tranquille e serene, non hanno bisogno di questo tappabuchi e possono tranquillamente andare da un pasto all'altro senza grosse difficoltà. Tipo io personalmente, e anche quando faccio un pochino di dieta più restrittiva, a metà mattina non mangio niente e poi vado dritto al pranzo. Poi durante il pomeriggio, ok, se ho la possibilità faccio una merenda, altrimenti no, se il lavoro non me lo consente. Però se il lavoro me lo consente, il pomeriggio sento un po' di fame e la mattina no, quindi sono tranquillo, quindi non lo faccio lo spuntino, non ne sento la necessità anche quando sono in dieta un pochino più dimagrante. Quindi ecco che anche in quel caso la sensazione di fame, il senso di fame è molto soggettivo, ma non dobbiamo avere il preconcetto che se sono a dieta devo patire la fame, perché non è vero, non è così che funziona, e facendo le cose per bene, ripeto, per quella che è la mia esperienza e studio con i pazienti, la maggior parte della fame non la sente neanche per sbaglio, anzi ripeto, alcune volte mi dicono non riesco a finire il pasto. Quindi il discorso invece della fame emotiva è un altro, lì entra in gioco l'aspetto psicologico, e quello non è un aspetto legato alla dieta, non è un aspetto legato all'alimentazione, è un'altra cosa che parte da qua dentro, quindi dalla nostra psiche, da come noi reagiamo alle situazioni che possono essere stressogene, possono essere di noia, possono essere le brutte notizie oppure le belle notizie e via discorrendo, e ci rifugiamo nel cibo come comfort, ok? Ecco, questo ovviamente è sempre sbagliato. Il cibo non è comfort, il cibo non deve confortarci, non serve per quello, il cibo non è un amico, il cibo non è neanche un nemico, però ecco appunto, dobbiamo dare al cibo il giusto ruolo, che è quello di nutrirci da un lato, e dall'altro ovviamente anche un piacere, ma con la fame emotiva non c'entra niente. Quindi ecco che nel momento in cui noi soffriamo di fame emotiva, il mio consiglio spassionato è quello di rivolgersi ad uno psicologo, perché bisogna capire le cause della fame emotiva, capire il perché ci rifugiamo nel cibo quando siamo tristi, quando siamo annoiati, quando siamo arrabbiati, quando le cose non girano come vorremmo,
e riuscire a capire i trigger che ci sono dietro e scardinarli in modo tale da poi non avere più quel comportamento lì, perché quel comportamento lì è deleterio per la salute a 360 gradi, perché nel momento in cui io mangio perché sono triste, poi sono triste perché mangio e si innesca un circolo vizioso difficile da spezzare se non con l'aiuto appunto di un professionista, uno psicoterapeuta che ci possa appunto supportare in questo percorso di miglioramento, perché appunto poi diventa un cane che si morde la coda, perché ovviamente chi mangia in modo emotivo non lo fa col sorriso sulle labbra, non è che io appunto ho appetito per mangiare lasagne, quindi mangio quelle lasagne e me le godo fino all'ultima forchettata. No, se mangio con la fame emotiva, quindi per i motivi più sbagliati del mondo, mangio poi col senso di colpa, perché nel momento in cui io mangio poi c'ho il senso di colpa, diciamo, chi me l'ha fatto fare, e non solo non abbiamo sistemato il problema a monte, perché se io mangio perché, che ne so, al lavoro ho avuto una giornata difficile e quindi poi mi sfogo sul cibo, la giornata è rimasta difficile, non l'ho sistemata. In più ci aggiungo il senso di colpa di aver mangiato in un momento in cui non avrei dovuto o voluto e cose che magari non c'entravano con un'alimentazione corretta. Quindi a quel punto c'ho il senso di colpa, mi colpevolizzo, sono più stressato e poi preda maggiore di altri comportamenti sbagliati. Quindi in quei casi, per ciò che mi riguarda, l'unica è rivolgersi a uno psicoterapeuta che possa aiutare nello scardinare questo tipo di meccanismi. E non abbiate timore di rivolgervi a uno psicoterapeuta, perché è fondamentale per la vostra salute mentale ovviamente, ma anche fisica, perché poi il tutto si ripercuote anche sul fisico, perché se mangiamo in modo emotivo a quel punto avremo anche nella stragrande maggioranza dei casi un aumento di peso che si unisce poi al senso di colpa, perché c'è l'insoddisfazione della propria figura, quindi la propria estetica, e quindi ecco che altre problematiche che si sommano. Quindi ecco che consiglio spassionato: non abbiate timore a rivolgervi a uno psicoterapeuta, anzi fatevi seguire se avete questo tipo di problematiche, anche per altre. Cioè, per ciò che mi riguarda, tutti dovremmo andare allo psicoterapeuta, perché siamo tutti, per un motivo o per un altro, che ne abbiamo bisogno. Però ricapitolando, quindi la fame vera è un segnale fisiologico del corpo che ci dice che abbiamo bisogno di mangiare perché abbiamo una carenza di nutrienti e che quindi dobbiamo rimpolpare. Fa mangiando i nutrienti, non mangiando determinati alimenti specifici, quelli sono per l'appetito, quindi c'ho appetito, quindi c'ho voglia, un po' quella vecchia pubblicità, non è proprio fame, ma è più voglia di qualcosa di buono, appetito, voglia di qualcosa di buono, in quel caso era il cioccolatino, in altri casi può essere qualsiasi altra cosa, però ecco, distinzione fame-appetito. E la fame, ripeto, meccanismo fisiologico che dobbiamo assecondare la stragrande maggioranza dei casi, in altri casi dobbiamo dimagrire, abbiamo fame e non possiamo mangiare perché abbiamo già mangiato quello che dovremmo, poi ce la teniamo, ma anche lì possiamo attivare degli escamotaggi che ci permettono un attimino di, credo, se ho fame mangio, che ne so, del finocchio e mi sto un po' saziando. Ripeto, fame, non appetito. Altra cosa che mi stava sfuggendo è che la fame alcune volte è sete. So che sembra strano, ma in realtà in alcuni casi il nostro cervello fa un po' un cortocircuito e il segnale della sete viene trasformato in segnale della fame. E in realtà alcune volte in cui abbiamo fame, in realtà abbiamo sete. Quindi bevendo un bicchiere d'acqua ci passa, ma non perché stiamo ingannando la fame, è proprio perché a monte non era veramente fame, ma era sete. Quindi come fare a capire? Non si capisce, perché non ci sono dei segnali che ci fanno capire la fame finta, ecco, che è sete, non è fame. In quel caso beviamo un bicchiere d'acqua, se ci passa la fame era sete, se non ci passa la fame era fame, ok? Perché se io ho fame e bevo un bicchiere d'acqua, la fame è mia. Quindi aver fame non vuol dire automaticamente avere dei risultati, ma vuol dire semplicemente aver fame, ok? E i risultati arrivano indipendentemente dal senso di fame. Quindi io posso essere sazio e avere i risultati che cerco, o avere fame e non avere nessun risultato, perché magari sto mangiando alimenti che sono molto densi dal punto di vista calorico, che però non mi saziano e non mi nutrono. Quindi mangio tanto, c'ho fame, ma non ottengo risultati perché sto mangiando troppe calorie. Quindi ecco che i due concetti di fame e risultati non sono per forza
sovrapponibili, quindi non è detto che se c'ho fame c'ho anche risultati, oppure se non c'ho fame non c'ho risultati. Quindi mi raccomando. Quindi per il momento io mi fermo qui, ti invito a iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, a lasciare un like e ci vediamo alla prossima lettera, che è la I. E mi raccomando, sempre carichi e motivati.